Ciao a tutti, nel video di oggi andremo a scoprire qualche creazione in resina che ho fatto. Ho voluto fare un po' di tecnica per 3D, scollare qualche stampo a foglia che avevo. Alcune sono ancora morbide, le andremo a deformare e vi faccio vedere come. E niente, iniziamo. Ok, con degli scartini ho colato questo joystick, questo è uno stampino che ho fatto io, con l'argento ed il blu. Ok, e questa mano, questa zampina, scusate, con un blu trasparente, una zampina col blu e le altre col bianco. Ecco. Poi ho colato alcune formine all'interno di questo stampo. Ho fatto due stelline. Poi andrò a colorare il centro di un altro colore. Due fiorellini. Qui ho provato a colare una goccettina di resina di un altro colore per fare il centrale. E poi ho colato questa resina gialla con dei glitter e dei flakes all'interno. Ok. Poi ho fatto due gattini. Con una resina viola glitterata e all'interno poi ho colato anche della resina rosa glitterata. Poi li andrò a colorare e ve li farò vedere alla fine. E infine ho fatto di questo stampino due coniglietti con un doppio strato. La parte davanti è di un celeste perlato trasparente, poi il retro l'ho fatto col bianco. Ok, poi ci sono tutti questi stampini piccolini che ho comprato su AliExpress che diventeranno penso degli orecchini al lobo. Questi sono dei cuoricini che hanno un effetto coda di sirena, vedete così, e ho provato a farlo con varie tonalità di rosa, sono venuti così carini. Poi c'è queste nuvolette. Che ho fatto con due rosa diversi, ma sembra un'unica colata. Dopo andrò a colorare i dettagli e ve le farò vedere. Poi Pac-Man. Cercando di non romperle. Ok. Questa è la coppia. Quindi è uno col giallo e uno col blu glitterato. Poi ci sono questi fiorellini che ho fatto sempre col giallo. Ok, ce la posso fare. Questo è lo stampino e questi sono i due fiorellini che ho fatto con diverse colate. Sono venuti penso carini. C'è il centrale che è col bianco, alcuni petali col giallo, altri con questo pesca chiaro e poi il retro è col dorato. Come vi sembrano? Poi c'è questa anguria, questo secondo me è un fail, non so se è venuta come volevo io. Nì. Proverò a colorare i semini col nero e poi qui col verde e vediamo se la posso utilizzare. E poi c'è la fettina di limone o di arancia che non mi fa impazzire. E poi infine ho fatto altre due colate di questo stampo dei doni della morte con i colori della casata di tasso rosso, quindi
quindi nero e giallo. Anche qui ci sono i dettagli, faccio due colate, una prima con un colore e poi una seconda con un altro. E questi sono gli orecchini come sono venuti. Carini. E poi infine mancava serpeverde, quindi verde e argento. Ditemi se questi stampini li avete già visti, vi piacciono. Io non li avevo ancora visti in giro. Li ho trovati su AliExpress e li ho presi. Costavano veramente poco. E questo è l'altro. Poi questo. Ah, c'è l'ultimo, che sono dei diamantini che ho fatto con il viola e con lo sfondo bianco. Poi penso di andare a colorare i dettagli di un altro colore. E ve lo farò vedere dopo. Poi ci sono questi scartini, questi pipistrellini di Igea. Benissimo, che è ancora morbido. E questi erano degli scartini della colata delle foglie, che voglio poi andare a modificare nei bicchieri. Quindi scopriamo le foglie. Questo stampo è di Igea Creation. Poi con un cabochon in resina ho fatto un altro stampo uguale, perché lo colo parecchio questo stampino, e quindi mi sono creato io uno stampo. Vediamo prima questo. Come vi dicevo, è ancora morbido. Qui ho usato questo pigmento che va dal viola al verde e li inserisco in questi bicchierini molto sporchi per dargli una forma differente. Non so se vedete. Comunque alla fine avranno una forma diversa. E niente, questo è l'altro. Anche questa è ancora morbida. E questa va dal viola all'oro e la inserisco in quest'altro bicchierino sporchissimo, cercando di dargli una forma che mi può piacere. Ok, poi andiamo a vedere il resto. Questo è un altro stampino che ho preso da Sparky di Treasure Shop e sono questi acchiappasogni. E l'ho fatto molto semplice col marrone, poi penso forse lo andrò a dipingere, non ho ancora deciso. Queste sono le foglioline. Con il marrone. E poi ci sono gli acchiappasogni. Cercando di non rompere lo stampo, faccio con calma. Ok, questo è il primo. Questo è il secondo. Non so se colare della resina differente all'interno, qui vedete, del rosone, non so come si chiama. E niente, poi ve lo farò vedere terminato. Ora passiamo a questo stampo con il Petri Dish. Ho usato tanti colori diversi e sono tutti abbinati perché poi l'intenzione è di usarli per farci degli orecchini in soutache. E ho usato i Pinata Color. Per fare il Petri Dish dovete avere dei colori ad alcol ed è importante che utilizzare il bianco, quindi ci vuole un colore e il bianco per dare poi questo effetto che vi faccio vedere. Vedete? Colando prima qualche gocciolina è sempre importante colare prima il colore e poi colarci sopra il bianco. All'interno si crea questo effetto. Questi sono poco profondi, quindi non riesco a farvelo vedere bene. Comunque è un effetto molto carino nella resina ed è facile da realizzare. Poi ci sono queste col blu.
che ho fatto sia due più grandi che due più piccole. Questi erano dei nuovi colori della pignata. Dovrò tagliare poi gli eccessi che sono venuti. Ecco quelli col blu. Ce ne sono altri due col rosso chiaro, piccolini. Sono questi qui. Poi ne ho fatti due con l'arancione, sono venuti così. Poi ne ho fatti quattro col verde, anche questo stampo l'ho comprato da AliExpress e l'ho pagato poco. Carine, sembra effetto muschio. Metto quelle col verde, poi due col giallo, queste qui. Poi ne ho fatte due non col petrediscia, ma con degli scartini di resina con un colore perlato all'interno. Sono questi qui. Poi quattro col nero. Ce la posso fare a farvi rivedere. Qui ci ho colato forse troppo poco bianco. L'effetto non si vede bene. Sembra tutta nera, ma non lo è. Poi ce ne sono due col rosso. Eccolo qua. E le ultime quattro con il blu. Un po' più scuro rispetto a quello che abbiamo visto prima. Eccole. E infine le altri stampini a tema foglie. Ho fatto questi due cammei, questo trasparente con queste foglioline all'interno, che sono delle foglioline che ho comprato da Le Bimbi. Questo. È uno scatolino della Greenstuff, ecco, l'ho pagato 6,35 euro, che vi durerà veramente tanto. Contiene un sacco di prodotto ed è un prodotto veramente utile e buono. E queste sono delle basi cameo. Anche questa presa da AliExpress. Sto provando a mettervela a fuoco. Comunque è resina trasparente con all'interno queste foglioline e l'effetto mi piace, sia sul retro che sul davanti. E niente, questa era la base cameo. Poi, sempre con quest'altra base cameo, qui in aggiunta ci ho colato una goccettina di pignata verde. Quindi vedete, ha un colore diverso. La stessa resina con l'aggiunta di questa goccia di pinata trasparente. E niente, quel prodotto l'ho utilizzato anche su questa bambolina che vi avevo fatto vedere nello scorso Scopriamo. E l'ho terminata appunto facendo con quel prodotto questo effetto boscoso sulla fogliolina. Quindi questo è il fronte. E questo è il retro. Eccola qui, spero che vi piaccia. Poi c'è questa fogliolina sulla quale voglio creare una bambolina come quella che vi ho fatto vedere prima. E questo sarà il retro. Ci ho spennellato diversi pigmenti, non mi ricordo neanche io quali. E questo è il retro. E poi qui ci andrò a creare la bambolina e ci farò qualche effettino. E infine c'è questo stampo di Gia Creation delle ninfee. Anche questo, volendo, se lo facevo, non lo facevo indurire così tanto, potevo dargli una forma. Qui dopo andrò a colorare i dettagli e ve lo farò vedere. Comunque, all'interno ho usato un perlex giallo,
E poi ho usato quest'altro pigmento comprato dalle bimbi che dà questi giochi di luce. E lo sfondo è col bianco. E poi la ninfea l'ho fatta con questo pigmento in flakes. Non so se rende. Anche qui i dettagli glieli farò di qualche colore, ve li farò vedere alla fine. E penso che qui ci creerò qualcosa, una sirena. Non so ancora. Mi sembra di avervi fatto vedere tutte le creazioni, sì, e vi rifaccio vedere alla fine le creazioni terminate. A dopo. Ecco le creazioni terminate. Questo è il fiore di loto. Ho fatto il centro col dorato e i laterali col bianco. E questo invece è la base, dove ho fatto i dettagli con un'altra tonalità di verde. Anche questo stampo è molto carino. E come vi dicevo, potete giocare anche deformandolo e dandogli forme differenti. Poi i diamantini li ho decorati molto semplicemente. Ho fatto il bordino col bianco per richiamare il retro. Sono carini. Poi le nuvolette, ho fatto gli occhietti col dorato e visto che non era venuto bene il doppio strato col rosa, ho colorato con questo verde acqua. Sono carine, sono veramente piccolissime, per farvi capire la grandezza. Poi i coniglietti, ho fatto i dettagli col verde acqua, anche questi sono carini. Poi ci sono i gattini che ho fatto i dettagli con l'oro. E infine le stelline ho fatto i dettagli col rosa. Grazie e ciao al prossimo video.